Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Tutto di Più. Come prima cosa volevo scusarmi in questo lungo periodo per non aver fatto video, ma sono stato impegnato, che visto che è ricominciata la scuola sono stato impegnato e non ho proprio avuto il tempo di fare video, sono stato proprio impegnatissimo, ho cercato ma non ci sono proprio riuscito. Comunque, in questo periodo cercherò di recuperare tutti i video che non ho fatto e finalmente è arrivato il video di GTA 5 ragazzi. Tutto il video, come avevo premesso negli altri video, finalmente è arrivato. Come potete vedere, secondo me, anzi secondo parecchie persone, è un gioco bellissimo, una grafica stupenda. In questo momento sono Michael e sono a casa sua. Comunque è un gioco bellissimo. Altre cose che dovevo dirvi è che io ho pensato di non fare più il video di Far Cry come vi avevo detto negli altri video, perché visto che è uscito il 4 non penso che le persone guarderanno il 3. Comunque penso che acquisterò il 4 e farò anche un video di quello, e acquisterò anche FIFA 15. Però i video arriveranno verso fine novembre, inizio dicembre più o meno. Comunque basta news, e volevo questa puntata di GTA, volevo solo fare un po' di cazzeggio generale, andare in giro per la città, fare qualche rapina e queste cose qua, insomma. E vabbè, poi dopo la rapina ovviamente ci sarà la polizia che ci segue e insomma queste cose qua. Allora adesso andiamo a farci qualche giretto per la città. Ecco il primo imbecille che mi si è schiantato contro. Comunque, come potete vedere, ho modificato un po' la macchina di Michael, gli ho messo la presa d'aria dietro lo striscio argentato, ho modificato un po' le sospensioni, il motore e via dicendo. Allora, ho deciso, se volete faremo anche una serie insieme di GTA, commentatelo nei video, fatemelo sapere se volete, appunto. E farò anche dei tutorial su come per esempio rapinare oppure trovare veicoli segreti, e farò anche dei video sui trucchi di GTA, illustrerò i trucchi. Comunque e farò insomma questi video. Poi ho visto sul canale che si sono disiscritti parecchie persone, 2 o 3 persone, e ho visto che, cioè, non è che mi è piaciuto tanto, però ho anche un po' colpa mia, perché secondo me si sono disiscritti dal canale perché non ho fatto video. Però come ho detto prima, ho cercato di dare il massimo, ma non ho proprio potuto fare i video perché sono stato impegnatissimo. Comunque, come potete vedere, ho sbloccato quasi tutta la mappa, ci sono alcune zone ancora da illustrare, però è quasi tutta completa. Ho iniziato il gioco da poco, saranno 2 settimane, però non ci gioco spesso. Mi hanno dato tutte e tre i personaggi, Michael, Trevor e Franklin. Trevor me l'hanno dato da pochissimo e adesso cerchiamo un negozio da rapinare. Questo qui, vi dirò anche dove si trova la Bugatti, che secondo me è la macchina più veloce in GTA, perché l'ho provata e anche se non l'avevo modificata andava velocissima, quindi figuratevi modificata. E adesso andiamo al negozio. Come ho detto prima, farò anche un tutorial sulle rapine dopo. E adesso raggiungiamo il negozio. Andiamo al negozio sul nome d'arte, Su. Il negozio che si chiama Su, proprio un nome mitico. Guardate anche le armi. Allora, puntate la pistola in faccia alla cassiera o al cassiere. Entrate dentro. Mi raccomando, sparate prima al cassiere e poi sparate alle casse, altrimenti non vi darà i soldi. Ok, adesso scappiamo prima che arrivi la polizia, però già è allertata. È fuori come possiamo vedere. Prendiamo la macchina e scappiamo. Una pattuglia è davanti a noi. Però noi scappiamo. È molto più difficile sfuggire alla polizia in GTA 5. Perché
come potete vedere adesso non mi vedono più, però comunque sono in allerta, adesso mi hanno visto, però è molto più difficile, però basta che non vi fate vedere, vi andate a nascondere in qualche strada buia e state lì finché non se ne vanno. Però adesso è arrivato anche l'elicottero, quando arriva l'elicottero è molto più difficile sfuggire perché dall'alto vede molto di più. Comunque fatemi sapere se volete che faccia una serie su GTA, fatemelo sapere nei commenti, mettete mi piace e basta. Adesso continuiamo a sfuggire alla polizia. Come potete vedere, tutti e tre i personaggi. Adesso mi sono tutti dietro. Un trucco per sfuggire alla polizia è fermarsi. Vabbè, adesso mi hanno spiccicato il paraurti. Fermarsi, far scendere tutti i poliziotti e riavviarsi, perché quando voi vi fermate loro praticamente scendono dalla macchina e voi vi riavviate. L'unica cosa, è un po' difficile sfuggire all'elicottero perché o lo sparate. Ecco, ho fatto la fritta. Ah no. Ok. I poliziotti mirano quasi sempre alle ruote della macchina per farvi scoppiare le gomme. Adesso noi ci giriamo. Comunque fatemelo sapere lo stesso se volete il video di Far Cry 3. Io non lo farò perché comunque, come ho detto prima, è uscito il 4. Però se volete un video di Far Cry 3, scrivetemelo nei commenti. E ancora scusate ragazzi, ma vi stimolo a riscrivervi nel canale, perché vi chiedo ancora un'altra volta scusa che in questo periodo farò video. Ne caccerò almeno 2 o 3, cioè ogni 2 o 3 giorni un video, anche uno al giorno se possibile, se avrò tempo, perché comunque c'è la scuola, però ce la metterò tutta per farvi video. Perciò iscrivetevi, anche i nuovi iscrivetevi al canale e mettete mi piace, sempre le stesse cose. Questa macchina se ne sta andando, dobbiamo trovare più presto un centro per aggiustarla. Il più vicino è questo. Sono 800 metri. Si spunano da tutte le parti. La macchina nostra ha perso velocità. Mi sa che siamo fritti ragazzi. Infatti dai un altro po'. Ah, un'altra cosa, non potete rapinare negozi di lusso perché hanno praticamente le casse elettroniche, quindi non potete rapinare, perché anche se sparate non usciranno i soldi. Potete rapinare solo i negozi con le casse con i soldi contanti dentro. Ok ragazzi, proviamo a fermarci, usiamo il trucco, riavviamo. Vediamo se ci fa aprire il garage. Sì, ce lo fa aprire. Siamo dentro ragazzi. Allora, per riparare il veicolo ci vogliono 590 euro. Ok. Volevo riparare solo il veicolo. Usciamo. Siamo ancora ricercati. Cazzo.
ma almeno abbiamo riparato il veicolo. Siamo fritti, non possiamo passare. Ah, possiamo passare. Ragazzi, non ci vedono più. Andiamo a farci un giretto. Speriamo che non ci beccano. C'è una volante della polizia proprio davanti a noi. Cambiamo strada. Anche se è contromano, ma non fa niente. Qui c'è un'altra che viene, quindi non va bene. Mi hanno visto. Porca troia. Dai, corri. Forza, dai. Non ci posso, pazzo. Non ci posso. Se c'è una volante che si va a mettere giusto davanti al cazzo. Sicuramente. Adesso si concentrano tutte qua. Faremo meglio a fermarci, farli scendere. Corriamo, dai, 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 dai. Cazzo. Cazzo, spara a fare. Sono una frana oggi. Comunque ragazzi, la maggior parte delle volte io riesco a sfuggire alla polizia, perché adesso 3 stelle è molto difficile a sfuggire a 3 stelle. Dai, dai. Che qui è un po' difficile che ci veda. Però quell'elicottero non va bene, deve essere eliminato. Vediamo se abbiamo qualcosa. Allora, la mitragliatrice. Il bazooka ce l'ho, ma è scarico di munizioni. Ok. Con le macchine che arrivano, scappiamo, dai, 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 dai. Su, forza, boom. Fast and Furious. Forza, dai, 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 dai. Dai, forza, forza, dai, macchina, non mi tradire. Dobbiamo aspettare qua. Sì. Ho premuto il freno, ragazzi, ma adesso mi vedo. Dai, no, andatevene, andatevene, per favore. Cazzo, mi hanno visto, ragazzi. Questo è un lungo inseguimento. Cazzo, il palo. Sono fritto, ragazzi. Con la macchina che fra poco non cammina. Dobbiamo solo sperare che resista un altro po'. Va bene ragazzi, io stoppo qui il video perché questo inseguimento sta diventando troppo lungo. Questo era un breve cazzeggio su GTA. Giusto un primo video così. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere il che ne pensate di Far Cry, della serie di GTA e le altre cose. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti ragazzi.